Salve a tutti i lettori di AndroidBlog.it, oggi vediamo insieme il THL-V11, uno smartphone completamente cinese come molti altri che abbiamo avuto modo di testare, che tra le caratteristiche fondamentali ci presenta una fotocamera frontale da 13 megapixel che riesce ad effettuare degli scatti veramente ottimi. Nel frattempo che accendiamo il dispositivo, illustriamo un po' alcune specifiche di questo smartphone che ci hanno stupito. Innanzitutto, partiamo dal dire che esso è dotato di un display da 5 pollici con risoluzione Full HD, dunque 1920x1080 pixel, e subito nella parte frontale troviamo la capsula auricolare per le chiamate, la fotocamera frontale che, come dicevamo, è di ben 13 megapixel, e poi nella parte posteriore troviamo una fotocamera appunto posteriore da 13 megapixel con flash LED e un doppio microfono per la soppressione di rumori durante la registrazione dei video. Nella parte superiore troviamo il jack da 3,5 per le cuffie, l'ingresso per la micro USB e per la connessione al computer per la ricarica, e lo slot per la seconda scheda SIM, che ovviamente andrà inserita in formato normale, micro SIM. Nella parte laterale invece troviamo il pulsante di accensione, blocco e spegnimento del dispositivo e i tasti del volume. Nella parte posteriore è presente il microfono principale, che è affiancato dalle uniche due viti che reggono la scocca, che è unibody e quindi non è removibile. Adesso vediamo un po' il dispositivo come si comporta, che ovviamente abbiamo detto essere un comodo dual SIM con l'ingresso per la scheda SIM principale nel lato destro del dispositivo, che devo dire è stato risultato molto scomodo nell'estrazione del carrellino qui sulla destra, in quanto comunque non era presente un apposito aggeggio per rimuovere il carrellino della SIM. Quindi neanche con altri attrezzi forniti, ad esempio nella confezione del Nexus 4, siamo riusciti a rimuovere il carrellino. Infatti serviva un qualcosa con una punta un po' più grossa rispetto alla norma. Tralasciando questi dettagli, partiamo subito ad analizzare il THL-V11 nelle sue specifiche. Iniziamo subito a parlare del display, che, come vi abbiamo detto, è un display da 5 pollici con risoluzione Full HD, che ci ha stupito soprattutto negli ambienti in cui la luminosità era, diciamo, la luce esterna era molto alta. Quindi, utilizzando il sensore di luminosità integrato all'interno del dispositivo e presente nella parte superiore, devo dire di essere rimasto abbastanza soddisfatto dal risultato di questo smartphone. Inoltre, la resa dei neri, così come quella dei bianchi, è stata abbastanza soddisfacente. Infatti, non so se dalla telecamera rende, i neri sono molto profondi, tanto che lo smartphone sembra essere completamente spento. Per quanto riguarda i bianchi, invece, potete vedere che essi sono molto, molto accesi e quindi non tendono al grigio come può capitare con altri smartphone. Per quanto riguarda complessivamente la resa dei colori, devo dire che è abbastanza buona, soprattutto negli ambienti chiusi in cui la luce esterna non è fra le più alte, insomma. Andiamo invece a riprodurre un filmato in Full HD per vedere come si comporta il dispositivo con la riproduzione di questo genere di filmati. Devo dire che complessivamente il risultato è abbastanza soddisfacente, considerato anche l'hardware che monta questo dispositivo, che vi ricordiamo è un processore quad core di MediaTek 6589 con frequenze pari ad 1,5 GHz, ovviamente accompagnati dai classici 2 GB di RAM che troviamo all'interno di questo dispositivo. Forse una delle piccole pecche che abbiamo individuato, oltre all'autonomia che dopo analizzeremo insieme nel dettaglio, è la mancata possibilità di espansione della memoria, anche se comunque
comunque il THLV11 può vantare di avere una memoria interna di ben 32 GB, che in realtà corrispondono a poco più di 29 GB, che ci assicurano, ci permettono meglio di immagazzinare qualsiasi dato noi vogliamo salvare all'interno dello smartphone. Quindi la mancanza della memoria micro SD è forse una pecca relativa. Andiamo ad analizzare invece l'aspetto relativo alla capsula altoparlante di questo dispositivo e riproduciamo il solito brano di test. Come potete vedere, la qualità dell'audio è davvero impressionante, se non fosse che in alcuni tratti si perde un po', visto che il volume è decisamente alto e quindi aumentando il volume notevolmente anche la qualità della riproduzione del suono perde un pochettino. Per quanto riguarda sempre le prestazioni multimediali di questo THLV11, analizziamo GT Racing 2, quindi come si comporta lo smartphone nell'esecuzione a qualche applicazione un po' più pesante. E abbiamo notato, oltre nella fase di caricamento che può essere un po' lento rispetto ad altri dispositivi, non presenta particolari problemi. Andiamo ad avviare subito una partita per vedere un po' lo smartphone come si comporta. Vi anticipo che i risultati sono abbastanza soddisfacenti rispetto alla Yocean X7 Elite che abbiamo recensito negli scorsi giorni. Come vedete, anche nella parte iniziale della gara, dove altri dispositivi hanno perso un po' di frame, il THLV11 invece si è comportato in modo davvero eccellente. Anche durante l'esecuzione, quindi durante la classica partita, il dispositivo non sembra perdere alcun FPS, quindi devo dire che è molto fluido e quindi promosso appieno nel settore relativo al gaming. Ritorniamo alla home e andiamo ad analizzare insieme un po' le prestazioni del dispositivo in ambito browser. Andiamo ad aprire dunque il solito androidblog.it. Scusate. Vediamo un po' come si comporta sia nei tempi di caricamento che nella navigazione web. Come potete vedere, già ha quasi completamente caricato la pagina, nonostante siamo in presenza di una connessione wireless non molto potente, e adesso analizzeremo anche nel dettaglio questo aspetto. Una volta caricata la pagina, come vedete, non è fluidissimo nel renderizzare i contenuti, anche se comunque quando siamo in presenza di un pinch to zoom il dispositivo è abbastanza rispondente, se non fosse per qualche millisecondo che impiega in più nell'acquisire il testo totale, diciamo, della pagina. Andiamo ad aprire un altro sito, The Verge. Richiediamo la modalità desktop. Come vedete, questo qui è un po' più pesante, ha impiegato qualche secondo in più per caricare, ma una volta che è caricata la pagina, come vi dicevamo anche su Android Blog, è abbastanza fluido, se non fosse per i contenuti che ogni tanto si perdono, soprattutto quando rientriamo da uno zoom oppure scrolliamo velocemente nella pagina. Tuttavia, nell'utilizzo quotidiano, questa chiamiamola lentezza se vogliamo, non è quasi assolutamente impercettibile. Dunque, a meno che non proveniate da un dispositivo estremamente performante, non vi accorgerete neanche della lentezza, tra virgolette, del dispositivo in questione. Dicevamo, la parte relativa alle connessioni wireless è stata abbastanza soddisfacente, infatti in luoghi in cui altri smartphone riuscivano a malapena a connettersi, il THLV11 ha risposto bene a questo tipo di test. Per quanto riguarda invece la parte telefonica, abbiamo
avuto modo di testare sia il primo che il secondo modulo SIM, ma in questo momento stiamo utilizzando solamente lo slot 1 e quindi quello con la micro SD presente nella parte laterale del dispositivo. Proviamo un po' la solita chiamata di test. Quindi direi che è abbastanza soddisfacente anche il risultato all'interno delle chiamate vocali, sia per quanto riguarda lo slot 1 che per quanto riguarda lo slot 2 che utilizza, come abbiamo già detto, SIM dal formato normale. La ricezione abbiamo notato che con entrambi con schede Wind è migliore per quanto riguarda lo slot 1, mentre il secondo slot sembra essere un po' meno, forse un gradino inferiore al primo slot. Analizzando poi l'aspetto relativo alla fotocamera, dobbiamo menzionare, come abbiamo già detto, la presenza di una fotocamera frontale da ben 13 megapixel. Quella, diciamo, posteriore è nella norma, quindi non ci restituisce scatti esaltanti se non in condizioni di luce veramente ottime, mentre al buio gli scatti con il flash sono poco più che deludenti. Siamo di fronte poi alla solita interfaccia classica di Android, quindi della fotocamera con le solite personalizzazioni, effetto colore, modalità scena e via dicendo. È la possibilità di abilitare il microfono, il rallentatore, gli effetti ed impostare la qualità all'interno delle impostazioni relative alla fotocamera. Per quanto riguarda invece la fotocamera frontale, dobbiamo dire che è di una qualità veramente eccezionale anche nel momento in cui zoomiamo, i dettagli sono ottimi. Come potete vedere, noi siamo adesso abbastanza lontani dalla nostra videocamera, ma comunque la qualità è davvero buona. Per quanto riguarda invece gli scatti che abbiamo realizzato con questo dispositivo, potete vedere i dettagli. Soprattutto in questa fotografia che è stata realizzata con la fotocamera frontale, che equivalgono quasi alla fotocamera posteriore di alcuni altri dispositivi cinesi sul mercato, così come anche la messa a fuoco automatica all'interno delle fotografie, ovviamente in condizioni di luce buona. E quest'altro tipo di fotografia invece con una luce un po' più bassa e quindi in un ambiente chiuso. Ovviamente la fotografia è stata realizzata senza flash e il risultato è comunque abbastanza soddisfacente. Per quanto riguarda poi l'aspetto relativo al software, quindi la versione di Android disponibile in questo dispositivo, come vi dicevamo già nella recensione, è la versione 4.2.1, quindi Jelly Bean, che all'interno di questo dispositivo non presenta quasi alcuna personalizzazione da parte del produttore, quindi non troviamo particolari suonerie, quindi applicazioni, se non qualcuna cinese oppure. Ad esempio, un'applicazione per il controllo del GPS, quindi Super Compass per la bussola, per il registratore di suoni diverso dal classico di Android, la possibilità di prendere degli appunti in un'applicazione chiamata Notebook, che praticamente sostituisce l'applicazione Google Keep di Android, e anche un'applicazione per la fotocamera Magic Cam che come potete immaginare, permette di sfruttare pienamente quelle che sono le potenzialità della fotocamera frontale di questo dispositivo. In conclusione, per quanto riguarda l'aspetto relativo all'autonomia di questo smartphone, dobbiamo dire che la batteria da 2000 mAh non ci permette di utilizzare intensamente il dispositivo per un'intera giornata. Quindi, se cerchiamo un dispositivo, soprattutto quando utilizziamo la modalità dual SIM, che ci garantisca una lunga autonomia, sicuramente il THL11 non è fra i più indicati. Infatti, quando utilizziamo con entrambe le SIM lo smartphone con luminosità al massimo e 3G attiva sulla prima SIM, la batteria è
viene praticamente massacrata, se così vogliamo dire, da questo tipo di utilizzo. Infatti, staccandolo dalla carica circa alle 7:30 di mattina si riesce difficilmente ad arrivare a sera con ancora un po' di batteria. Durante il test, come abbiamo già detto, siamo riusciti a ricoprire solamente 10-12 ore di utilizzo con circa 2 ore e mezza di schermo attivo. Mentre se utilizziamo lo smartphone più in una maniera più blanda, sicuramente riusciamo ad arrivare a fine giornata, ovviamente stando attenti all'utilizzo della connessione dati, il GPS attivo soltanto nelle esigenze particolari e via dicendo. Sostanzialmente, se dovessimo consigliare lo smartphone, sarebbe indirizzato per lo più a chi ha l'esigenza di utilizzare sì il dual SIM, però in maniera non troppo diciamo pesante, se così vogliamo dire. L'autonomia infatti con le dual SIM ne risente un pochettino. Nell'utilizzo normale, quindi navigazione web, ricezione di mail con Gmail o anche il client di Google, che è il classico che siamo soliti trovare, è abbastanza buono, quindi ci sentiamo di consigliarlo a chi con lo smartphone non deve ricoprire un utilizzo particolarmente intenso e che metta sotto sforzo tutto l'hardware del dispositivo. Se ci sono delle domande, non esitate a commentare.